Buonasera, dunque hanno raggiunto poche ore fa il porto di Vibo Marina i 397 migranti recuperati nei giorni scorsi dalla nave 18 della Guardia Costiera nel corso di un'operazione nel Mar Ionio. Un arrivo ritardato dalle difficili condizioni del mare di cui hanno inevitabilmente risentito anche i migranti. Nel frattempo, al largo delle coste italiane continuano le operazioni di soccorso e non si escludono altri sbarchi in Calabria nei prossimi giorni. Partiamo da qui con Francesco Straticò. Dopo diverse ore al largo, in attesa che si liberasse il molo nel porto di Vibo Valentia, la nave 18 della Guardia Costiera ha potuto attraccare a bordo 397 migranti, tra cui 25 minori, anche bimbi di pochi mesi, provenienti da Siria, Egitto, Bangladesh, Pakistan e Yemen. In mare da decine di giorni sono stati accolti nel centro temporaneo della protezione civile allestito nell'area di Porto Salvo. Dopo le operazioni di identificazione, i primi migranti partiranno verso le destinazioni assegnate in altre regioni. Un centro di identificazione che abbandoni a Porto Salvo, dove verranno rifocillati, si fanno visite sanitarie e l'identificazione. Dopodiché verranno immediatamente estradati verso le località di destinazione, verso Italia. Fra questa sera, domani, massimo un paio di giorni, riteniamo di poter chiudere la questione. Tra i migranti anche una donna incinta di 6 mesi, accompagnata subito in ospedale, insieme ad alcune persone affette da ipotermia e altre con ferite lievi. C'è un ragazzo di 18 anni invalido su una sedia a rotelle, quindi questo sarà assistito con la mamma. C'è uno che è disidratato e ipotermico, che è stato stabilizzato sulla nave, dobbiamo fare solo l'osservazione. Secondo le previsioni saranno ancora molti gli arrivi che si registreranno in Calabria e questo preoccupa non poco, ma si spera per il meglio. Anche alla luce del nuovo decreto, le cose potrebbero anche migliorare, quindi mi auguro che tutto possa essere regolamentato, ma soprattutto l'auspicio di tutti è che l'Europa faccia anche la sua parte e possa mettere tutti in condizioni migliori. Certo, l'ideale sarebbe che a livello internazionale ci fosse la possibilità di un accordo più ampio.